Ciao, oggi voglio parlarti del giudizio. Se anche tu, come me, molte volte hai patito la pressione della critica o di che cosa potessero pensare gli altri o di che cosa potessero in qualche modo giudicare giusto, sbagliato, bene o male di te gli altri, questo video potrebbe darti un piccolo aiuto. Il tema del giudizio è un tema che io ritrovo spesso con le persone con le quali lavoro. Accade altresì che talune persone mi dicano: no, io non soffro di questo tipo di paura, non patisco il giudizio degli altri. Poi, lavorando insieme, ci si accorge che semplicemente non ci si vuole porre attenzione, ma che in maniera subdola il timore del pensiero, del giudizio degli altri, invece si fa sentire e fa i suoi piccoli danni, ecco, direi io. Nel corso degli anni ho potuto studiare e capire come lavorare su questo tipo di timore. Innanzitutto bisogna sempre capire da chi arriva la critica, da chi arriva il giudizio. Una domanda che ti devi fare è: ma la persona che pensa questo, la persona che mi sta giudicando, ha veramente l'autorità, la capacità di poter esprimere tali giudizi su di me? Poi chiediti: chi sono le persone alle quali io veramente posso dare retta, delle quali veramente potermi fidare sul feedback che mi danno? Questo ti consentirà di ridimensionare il parere di molte persone che non è utile e di appoggiarti invece al parere di persone che meritano il tuo ascolto, che meritano di far parte della tua vita e che sono capisaldi della tua vita. Perché ognuno di noi ha sostenitori. L'importante è vederli, riconoscerli e affidarsi a loro. Ci sono dei momenti in cui anche i cosiddetti nemici possono diventare interessanti per crescere. Però quando il giudizio, il pensiero degli altri è sempre incombente e anche con influenze non positive, arriva il momento di dover fare una scelta, di dover selezionare, recidere qualcosa che tanto non serve. Allora oggi mi faccio dare una mano da Brené Brown con un suggerimento molto simpatico, un esercizio piccolo, semplice, breve, in realtà è come un piccolo segreto che possiamo utilizzare per allontanare quelle che sono le critiche e i giudizi inopportuni. Ti consiglio di prendere un bel foglio e di ritagliare un quadratino 3 cm per 3 cm. Guarda, un quadratino più o meno di queste dimensioni. Come vedi, io ho fatto il mio quadratino. Nel mio quadratino, che tu vedi, ho messo le iniziali dei nomi di 4 persone, perché in questo quadratino 3x3 non ho trovato altro spazio per più di altre persone e ho selezionato 4 persone che, quando mi sento in difficoltà, quando ho un dubbio, quando ho bisogno di un supporto emotivo oppure intellettuale, posso andare da loro e dirgli: senti, oggi mi sento un po' così, dimmi che cosa ne pensi. E so che da queste persone ho un giudizio obiettivo, sincero e in ogni caso propositivo, cioè qualcosa che mi spinge a fare, mi spinge ad andare avanti, non qualcosa che mi blocca, immobilizza e che mi fa sentire incapace o impossibilitata. Quindi il consiglio è questo: ritaglia un quadratino 3 cm per 3 cm, segna su questo quadratino il nome di 4, 5, 3 persone, quelle persone a cui affidarti in certi momenti in cui sei un po' in difficoltà. E quando ricevi un giudizio negativo, guarda veramente chi te l'ha, da chi arriva, da quale persona sta arrivando quel giudizio, e subito dopo vai a prendere il tuo fogliettino, quello che dovrai tenere nel tuo portafoglio, in un'agenda, in un luogo sicuro in cui potrai andare a trovarlo ogni volta che vorrai. E ritrova quelle persone che veramente ti appoggiano, quelle persone che sono veramente le tue colonne, quelle persone che hai scelto, che possono essere della tua famiglia o di quella famiglia scelta durante il percorso di vita. Io ti abbraccio. Spero che questo piccolo segreto ti possa venire di aiuto, ma io sono sicura di sì, e ti chiedo di scrivere i tuoi commenti qui sotto, di
cliccare se ti è piaciuto il video, di mettere un bel mi piace e ci vediamo presto. Ciao!